Ciao a tutti. Allora, questo è il video per la settimana dopo l'intervento. Allora, per quanto riguarda i dolori, sono veramente diminuiti tantissimo. Se prima il dolore da 1 a 10 lo mettevo intorno ai 8-9, adesso è tra i 2-3, quindi veramente una cosa super sopportabile e il dolore non è costante come poteva esserlo prima. Adesso sento dolore se faccio determinati movimenti, ad esempio mi alzo, mi sdraio, comunque movimenti che comportano, diciamo, la contrazione degli addominali. Per esempio, fa male, tra virgolette, starnutire, tossire. Per quanto riguarda invece le perdite di sangue, sono molto, 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 molto diminuite. Ovviamente, adesso, trascorsi quasi 10 giorni, stanno finendo, almeno credo, spero. Per farvi capire un po' meglio, la quantità di sangue che perdevo fino al quarto, quinto giorno era più o meno questa. Ora, invece, che sono passati, 9 giorni, il sangue che perdo è più o meno questo. Alcuni mi hanno chiesto la cura che c'è da fare. Ora, io non so se questa cura sia, tra virgolette, universale, non credo. Quello che so che danno più o meno tutti è la puntura di eparina. Loro mi hanno dato questa puntura di eparina da fare per 10 giorni, mi pare. Serve, diciamo, per scongiurare il rischio dei trombi. Dopodiché mi hanno dato la pastiglia effervescente di vitamina C da prendere, la tachipirina, la pastiglietta di ferro e la pastiglietta di acido folico. Tante persone mi hanno chiesto anche se riuscissi a muovermi e le braccia riesco a tirarle su, riesco ad allargare, riesco a girarmi, posso fare tutto quello che voglio. Ovviamente nel limite del normale, nel senso che se voglio iniziare a fare palestra non posso ancora, perché comunque ho dei punti interni e se si staccano è un problema. Non posso sollevare pesi, sempre per lo stesso motivo. Dall'intervento ci vuole un mese di convalescenza, quindi un mese in cui tu cerchi di stare a riposo, cerchi di non fare troppi sforzi, cerchi di tenerti in movimento, comunque cercando di camminare nell'ambiente domestico, un giro in giardino, piuttosto che non lo so quello che volete, però è sconsigliabile andarsi a fare 3 ore in centro la sera piuttosto che guidare, perché comunque lo sconsigliano finché non ti passano i dolori. Comunque tieniti in movimento, ma non troppo. Altre cose che posso dire, soprattutto nei primi tempi, faceva male fare la pipì. Avete presente quando dopo una intera nottata vi svegliate, la prima cosa che dovete fare è la pipì e viene giù la pipì bella potente? Ecco. Faceva un po' male, dava un po' fastidio. Penso sia dovuto ai punti interni. Trascorsi un po' di giorni, comunque non era più un problema. Un'altra cosa che faceva male, che adesso man mano inizia a fare meno male, è stiracchiarsi la mattina appena svegli. Non è proprio male, ma è fastidio, cioè senti un po' tutto tirare. All'inizio mi ricordo che era un problema addirittura camminare. Sia perché comunque per stare in piedi, bene o male gli addominali li usi, sia per il fatto che i punti interni là sotto danno fastidio perché senti comunque qualcosa che punge, cioè è una sensazione fastidiosa. Io ero tipo così. Molte persone mi hanno chiesto come mi lavassi, come mi medicassi, eccetera, e quindi faccio questo video per spiegarvi un po' tutto. Evito di farvelo vedere. Raga, cercate di farlo più accuratamente possibile delle perdite di sangue. Vi posso garantire che l'odore è tutt'altro che piacevole, cioè fa venire anche un po' il vomitino. Quindi magari perdete 5 minuti in più per fare il bidet, però assicuratevi di farlo bene. Io, per sicurezza, siccome non riesco ad asciugarmi bene con l'asciugamano perché ho i punti e fa male una cosa e l'altra, passo le salviettine per asciugarmi e non rimanere umido in modo tale da non avere il culetto irritato come i bambini dopo aver fatto la popò. Passo anche la carta igienica, quindi giusto per asciugarmi.
questa è la situazione a 10 giorni praticamente post intervento. Se avete delle domande, scrivetemi su Instagram, vi lascio il coso qui. Scrivetemi su Facebook, scrivetemi insomma dove volete, oppure lasciatemi un commento, lasciatemi un like, grazie.